anno, c'erano minorenni anche di giovanissimi, di 10-11 anni, che quindi non avevano neanche la possibilità, siccome sono minorenni non accompagnati, di poter uscire da soli e stavano dentro anche giornate intere. Quindi immaginate anche per un bambino dover stare dentro in un bunker per così tanto tempo. Per Arabia, asiatici o africani indici, no, non esistono i diritti umani. In passato fecero lo stesso con la gente dei Balcani, con gli spagnoli, con gli italiani. Questa è la democrazia, hanno deciso i sovrani di trattare le persone come cani. Dopo andrete in chiesa come buoni cristiani, ma noi non ci arrendiamo. Ci organizziamo, ci aiutiamo, ci rafforziamo, ogni muro del sistema lo distruggiamo, perché non crediamo nelle vite in bunker, vite da tunnel, bambini che camminano su una fine fune, politici che approfittano per far voti con queste sfortune. Siamo una società che atterra, che rinchiude gente innocente sottoterra, perché scappa dalla guerra, perché aveva una vita da miseria. E ti giuro che non mento, gente incarcerata per anni per non avere un documento, in un bunker con sovraffollamento, con scarso scadente alimento, con le cimici dei letti che li stanno pungendo 20 franchi al giorno per lavorare in questo inferno sotto il regime fascista che li sta distruggendo. Senza luce naturale né finestre, orrendo, il caldo e il freddo li stanno uccidendo. Di cinesi, che state facendo? Siete complici, sapete, ma state tacendo. Manifestare ancora, parlare dei diritti del lavoro, della cittadinanza, il fatto di stare in questo paese. A Cadro, a Paradiso, a Stabio, a Camori non succede tutti i giorni questa merda al clandestino. Il Ticino, l'anfitrione, è responsabile di questa situazione, del rimpatrio, dell'espulsione di correnti persone. Segreteria dello Stato della migrazione, smettete di commettere questa aggressione con partiti politici pieni di cinismo che alimentano il razzismo con l'invasione o il falso terrorismo. Dite che si lucrano della disgrazia con mandati cantonali a Ditto e Grazia, ORS, Caritas, Croce Rossa o la ditta Securitas. Perpetuate l'ingiustizia e la verità, incassando i soldi con la vostra attività. Il migrante del Ticino è anche un cittadino, tutti noi combatteremo per cambiare sto destino. Antirazzisti in cammino, hanno già deciso chi è il bianco del mirino. Per la libertà, i diritti umani contro ogni frontiera. Ai fascisti vaffanculo, ai compagni buonasera. Ciao ragazzi, possiamo filmare qua? Sì. Possiamo? Sì, certo, senza paura. Certo. Questo è il mio letto. Questo è il tuo letto? No? Il tuo angolino, questa è casa tua praticamente, quest'angolo. Scusa? Niente privacy, niente tranquillità. Un caldo pazzesco. Grazie. Scusate, posso? Grazie. Come ti chiami? Ivan. Ivan, piacere. Com'è qua? Com'è vivere qua? Bene. Che succede? Penso che la gente in Svizzera debba sapere che a Camorino non siamo solo in un bunker a livello fisico, che è proprio strutturale, ma siamo in un bunker di democrazia. Cioè qua non c'è più la democrazia, qua non c'è più la dignità umana, non c'è più il diritto dell'uomo, perché non solo le persone che sono all'interno non hanno questa dignità umana, ma anche le persone che cercano di sostenere i cittadini svizzeri, quali noi siamo, che stiamo cercando di denunciare questa situazione degradante di umani, stiamo rischiando di essere buttati fuori con la forza dalla polizia, unicamente perché stiamo dicendo che vogliamo sostenerli e richiedere delle legittime rivendicazioni, quali avere una maggiore pulizia senza i cibi, il sapone che abbiamo saputo che non ha, i materassi, ma che siano decenti e non le reti con dei materassini, la possibilità di uscire il più in fretta possibile da questo centro, l'acqua pulita e non l'acqua giada come quella che abbiamo visto, cioè qua veramente siamo peggio che in Italia. Le cimici, pure quelle, ma sono venuti ma non hanno risolto.
Questo è il lavandino. Questo è il lavandino. Che ce l'avremmo noi questa tradizione umanitaria, il problema è che qua la stiamo calpestando, quindi stiamo veramente facendo del male alla Svizzera e a quella che è la nostra tradizione umanitaria, perché appunto noi abbiamo qui a Ginevra, è stata firmata la convenzione, qui la Croce Rossa, cioè tutte appunto delle organizzazioni o delle garanzie di diritto per la dignità e i diritti umani che in questo momento qui sono calpestati completamente. Questi sono i bagni. Cioè di ripercussioni a loro, è quello che mi sta dicendo. Cosa c'entrano loro? Lo capisce che noi siamo cittadini svizzeri che stiamo cercando di denunciare una situazione degradante in un centro? Non è una questione di loro. E poi se anche loro avessero voluto dirci delle cose, hanno tutto il diritto di dirlo, perché sono esseri umani, hanno diritto di vivere dignitosamente, hanno diritto di vivere in libertà, con le condizioni minime necessarie per poter vivere. Io solo questo che voglio capire, cioè che cosa si sta facendo per permettere loro, perché voi siete quello che gestite questo centro, quindi magari sareste voi i primi che dovreste dire al cantone guardate che questo centro è invivibile, già solo per respirare, come si fa a respirare in questo centro? Dateci un altro centro, anche voi ci vivete dentro come responsabili, quindi penso sia nell'interesse di tutti, anche della Croce Rossa, poter dire questo centro non va bene per accogliere. Noi stiamo facendo un'accusa qui, stiamo dicendo qual è la motivazione per cui c'è questa difficoltà a trovare un altro posto. Ma difenda un attimo anche il nome della Croce Rossa. No. Io il nome della Croce Rossa lo sto difendendo. No, la gente qui è preoccupata il delle condizioni. Il nome della Croce Rossa lo sto difendendo. In che modo? Non rispondendo alle preoccupazioni dei cittadini? Non rispondendo a delle provocazioni rispettivamente a delle informazioni completamente errate. Allora ci dia le informazioni. Allora ci scenda con noi e ci dica se quella camera, quei materassi, quelle situazioni dove loro vivono sono situazioni omologabili. Ma c'è aria pulita, c'è solo aria stagnante che è riciclata e questo fa male ai polmoni sul lungo andare. Questo cosa mi dice? La Croce Rossa non si interessa di questo? Non siete obbligati ad accettare una gestione di una struttura del genere? Come mai invece lo fate? Perché non vi rifiutate quando le condizioni non sono adeguate? Lei li ritiene adeguate? Omologato, adeguato, va bene così, la gente può vivere così? Sono persone come noi o no? Lui non è autorizzato a riprendervi. Di conseguenza non è nemmeno autorizzato a divulgare questo tipo di sceneggiate che sta facendo. Va bene signora, io faccio quello che voglio, no? Sono libero. Loro non possono alzare la testa, non lo possono fare neanche i cittadini. Non possiamo mettere... Lui non è nemmeno autorizzato a entrare dentro la struttura. Che alla notte loro chiudano questa porta. Perché... Chiudono anche la porta? Sì, questa è una domanda. Perché chiudono la porta? Deve chiedere da lui, questa è una sicurezza. Scusa, posso chiederti come mai chiudono la porta di sera? Per agevolare la ventilazione. Per la ventilazione, per la circolazione dell'aria, ok? Però la porta, loro possono fare avanti e indietro, sono liberi di andare, di muoversi, eccetera. Innanzitutto dovete uscire. No, per lei mi ha detto che io ho detto delle cose false che sono tutte le azioni. Quando lei viene dentro, guarda l'acqua gialla, guarda i materassi, guarda i cimici, perché io non ho detto cose false. Adesso pubblichiamo tutto in ogni caso. Controllare i documenti per poter uscire, siamo sotto sequestro. Ma lei, non so, le chiedo un parere come uomo, non come poliziotto. Ma sicuramente non saranno situazioni di difficoltà. Certo. Spero non è cielo. Quindi, cosa si può fare per cambiare le cose? Perché a livello politico... Non è questo il modo, se non si può.